Ciao ragazzi e bentornati a questa puntata di Mamma me lo compri. Benvenuti veramente, bentornati a tutti quelli che sono ritornati e benvenuti, l'ho già detto, per i nuovi. Oggi c'è una novità, oggi abbiamo la nuova collaborazione attiva con Comics and Figure Store. Vi lascio il link in descrizione e vi ricordo che tutte le cose che apro, che mi arrivano da loro, le troverete in sconto sul loro sito. Le aprirò bene, ovviamente, senza distruggere le scatole, ma solo perché non sono mie, altrimenti le avrei distrutte, le avrei fatte esplodere. E le puntate dureranno esattamente massimo 12 minuti, ok? Quindi avvierò un timer e in 12 minuti io devo dirvi tutto quello che è di questa action figure. Iniziamo subito la puntata e partiamo con The Batman, che ho visto. Se vi siete persi tra l'altro il video della statua McFarlane di The Batman, ve lo lascio sopra qua in descrizione. Poi possiamo anche parlare del film nei commenti che... E partirei subito con i 12 minuti. Sono partito. Ragazzi, abbiamo qui una McFarlane di The Batman con il buon... Stavo dicendo Johnny Depp, ma non è Johnny Depp. Robert Pattinson, ecco, Robert Pattinson nei panni di The Batman. The Batman, che lo sappiamo tutti per chi l'ha visto, i suoi stivali e l'acquetta sono molto molto interessanti. Ora tagliamo i sigilli in modo molto molto carino e soprattutto vi faccio vedere la scatola un po' aperta così, guardate, scatola di The Batman con Robert Pattinson dentro la sua custodia. La foto dietro non mi fa impazzire. Ah, Comics and Figure, dovete sapere una cosa, che io dico quello che penso. Cioè, questo è proprio quello, è il fulcro del canale YouTube. Ok, andiamo a tirarlo fuori, ragazzi. Il blister è il solito dei di McFarlane, quindi lo conosciamo tutti. Ovviamente non spaccherò la scatola, ma vi faccio vedere internamente cosa c'è. La carta con Robert Pattinson, che conosciamo tutti quanti, McFarlane fa questa cosa spesso, e la sua pedana per tenerlo su. Quindi nella scatola, questo non lo rompo perché giustamente magari volete aprirlo voi, quindi la mettiamo qua e andiamo a sboxare questa McFarlane. Mi dispiace che come primo video di collaborazione devo già dire delle cose che non vanno troppo bene, forse. Però, vabbè, sappiamo che io sono una persona che dice le cose come stanno, no? Innanzitutto, perché hanno fatto il blister così, ragazzi? Come mai hanno blisterato così, tutto sto spazio a sinistra? Boh, forse c'erano altri accessori. Si sono accorti che non c'erano i soldi, non l'hanno messi dentro. E vado ad aprirlo. Ci saranno delle nuove puntate con Giulio e me che apriremo le cose di Comics and Figures. Ora, io ragazzi ve lo apro senza rovinarlo. Chi comprerà questo? Sto cercando di... Magari dovrei affilare un po' di più questo coltello comunque. Vogliamo uscire stasera, Robert? Robert, io e te dobbiamo parlare di ste occhiaie comunque, perché non va bene. Ok, eccoci qua. Cambiamo inquadratura. Ecco Robert Pattinson, ragazzi, ve lo metto sotto macchina. E cosa abbiamo qui? Io partirei dallo sculpt del viso. Allora, stiamo calmi. Comics and Figure Store, ricordatevi che trovate questo scontato perché l'ho aperto io, quindi seguiteli su Instagram e su tutti i loro social. Dobbiamo partire proprio dalla faccia, perché se poi loro guardano il video che mi hanno dato le figure, dicono vabbè, non ti diamo più le figure a questo punto. Vabbè, comunque, ragazzi, cosa dire di questo Robert Pattinson, se si può chiamare Robert Pattinson? Ci assomiglia? La risposta è sni, è abbastanza inespressivo come nel film, d'altronde, ma non è un giudizio affrettato e non è una cattiveria la mia, Occhi, secondo me, troppo aperti per quanto riguarda lo sguardo. Ha uno sguardo troppo perso, troppo perso. Questo sculpt del viso, ma sappiamo che McFarlane sui personaggi reali non sia il massimo della vita. Vediamo i capelli. Il taglio di capelli devo dire che non è male, non è malaccio. E l'hanno fatti bene. Todd ci ha pensato abbastanza bene anche ai tagli di capelli, vedete. Occhiaie, che poi non sono le occhiaie, ma il painting che ha anche nel film. Sni, nel senso, direi che non ci siamo troppo, ecco, non ci siamo troppo come viso. Il viso, perché un po' lui è particolare, era difficile da fare sicuramente, però non è il massimo della vita, forse era meglio vederlo mascherato. Per quanto riguarda invece la corazza, la battuta, si chiama così, non lo so, ditemelo nei commenti. Per quanto riguarda la corazza, direi che ci siamo. McFarlane ha fatto un buon lavoro, come al solito, come su tutta la serie di Batman, anche i Dark Knight Metal, ve li ricordate? Sono fatti molto molto bene. Quindi abbiamo la spalla, che soprattutto
soprattutto, ora, se non ho visto male, vedete, c'è questo movimento interessante perché si apre un po' per dare spazio al movimento dell'articolazione e va sotto a incastrarsi sotto questo mantello in PVC morbido, anche questa ottima scelta. Buono la trama per dare dinamicità al mantello, buono l'attacco con il cappuccio, questo qua dietro, e anche l'attacco davanti devo dire che non è tutto sommato malissimo, dai, si innesta bene anche il collo sotto, guardate, bene, non male, non male, molto bene. Per quanto riguarda gli innesti delle braccia invece, vediamo questi due punti che sì, non si notano, il painting diciamo che tra una scala di neri e grigi di tutto il Batman, tranne per quanto riguarda gli avambracci che ha, vedete, questa parte qua che disegnata potevano impegnarsi un po' di più sull'avambraccio perché le linee non sono tutte drittissime, quindi vabbè, così. Anche la mano devo dire che non mi fa impazzire troppo, però vabbè, ci sta. Vedete? Vabbè, ci sta, perché ha tutte e due le mani con questa presa aperta a pugnetto, così non ha altre mani di ricambio, quindi penso che sia per tenere in mano il suo accessorio che a breve vi faccio vedere. Per quanto riguarda discesa, scendiamo, la cintura, dettaglio carino, non male, non male, vedete c'è il PVC morbido dove c'ha le cose per agganciarsi e gomitiere, vediamo dietro com'è. Sì, dai, non male anche dietro. E possiamo scendere verso le gambe e verso i piedi. Per quanto riguarda le gambe, abbiamo paraginocchia e richiama molto attentamente, per la fascia di prezzo che ha, ragazzi, richiama molto attentamente comunque il costume di The Batman. Quindi direi che ci siamo. Peccato per questa scala di neri grigi molto somiglianti tra di loro e questo peg qua, non so come si chiami questo bulloncino che vedete, questi non è che siano proprio, adesso vi faccio vedere meglio, eccoli qua, il massimo della vita che si vedano, però c'è il mantello, copre e via dicendo. Ginocchiere fatte bene e per quanto riguarda i piedi sotto abbiamo, ma non c'è la suola degli stivali, potevano farla secondo il mio punto di vista, ma costa poco, vabbè, ho capito, però dal mio punto di vista, poi io sono sempre critico, no? Piede, scarpa, non male, la scarpa invece, vedete, la scarpa è stata non curatissima, però curata, punta del piede che si alza per le pose, e vi ricordo sempre che c'è la sua pedana per tenerlo in piedi. Direi che non è malaccio, non è malaccio, ma adesso andiamo alle conclusioni finali, ma prima vi faccio vedere i punti di snodo, che sono i soliti punti di snodo McFarlane, ossia su e giù, destra sinistra, con l'apertura del braccio che si apre senza spaccarlo, ovviamente, vedete, mani che fanno questa roba qua, testa che non ruota perché è il mantello che la blocca, il torso ruota, la domanda è lecita, sì, un po' ruota, non lo rompo perché ragazzi non è mia, quindi sto attento, ruota e fa anche un po' avanti e indietro, e ovviamente la parte delle gambe la troviamo, ci mancherebbe che Batman non faccia questa cosa, mi verrebbe da dire anche, però vabbè, e la punta del piede, ginocchio e qua, guardate qua. Può fare la spaccata? Quasi, non lo so, non l'apro più di così perché non voglio romperla. Prima delle conclusioni finali vi faccio vedere il suo accessorio, che McFarlane poteva anche evitarselo come la morte, tanto che cazzo è, cioè nel senso, ma perché? Cioè non metterlo che fai più bella figura, lascia il blister vuoto e fai più bella figura, no? Vabbè ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Conclusioni finali di questo The Batman McFarlane con la faccia di Robert Pattinson. Partiamo dal principio, diamogli un voto totale, io a questa action figure gli darei 7,8. Il voto, adesso ci sarà sempre il rating, è importante che ci sia un 7,8 perché comunque la tuta è richiamata molto bene per quanto sia in scala abbastanza piccola, e il mantello, questo PVC morbido, io sono un amante di questa cosa del mantello, quindi sono molto felice che l'abbiano fatto così. Me lo terrei in collezione? La risposta è no, ma semplicemente per un motivo, ragazzi, che vi spiego. Primo, perché non colleziono più cose troppo piccole, però io posso capire e comprendere chi colleziona statuette, mi sparano se dico statuette, action figure di questo tipo, e direi che per un amante di Batman e se colleziona McFarlane
McFarlane è da avere in collezione, perché ovviamente di Robert Pattinson, eccetera. 7.8 perché poteva avere un punto in più per gli accessori, ma purtroppo ci hanno dato questo pezzo di plastica che sembra uno scarto di fabbrica e non ci piace questa cosa. Diciamo che potevano applicarsi leggermente di più. Altra cosa del 7.8 è lo sculpt del viso, ragazzi. 7.8 perché, ripeto, con gli accessori sarebbe arrivato a 8.5 se mi dai un po' di accessori, ma non 9, perché comunque lo sculpt del viso è Robert Pattinson senza espressione. Già è inespressivo in generale, ma non che sia un difetto, ve lo ripeto. Però non ci siamo, non ci siamo sul viso, non ci siamo proprio. Quindi diciamo che, vabbè, è andata così. Però è un The Batman, è il The Batman McFarlane che ha fatto. Io quando l'avevo visto in foto dicevo, ma raga, ma veramente l'avete fatto? Hanno fatto. Ringrazio Comics and Figure Store per avermi mandato questo The Batman e vi ricordo che è in sconto sul loro store. Se lo volete comunque scrivete anche a me, che poi io lo dico direttamente a loro, così magari non gli deve tornare indietro, devono rispedirvelo, magari siete di Milano, che ne so, e lo volete tenere. Lo rimetto nella scatola come è uscito, quindi la scatola sarà solo aperta sui sigilli, ma questo è stato aperto una volta sola e lo troverete in sconto. Grazie amici, ci vediamo alla prossima puntata. Sembrava un po' mengacci questa cosa. Vabbè, ciao!